L'avevo amata alla follia. Perché amiamo? Non è strano che per qualcuno esista al mondo un solo altro essere, un solo pensiero, un solo desiderio, e che sulla sua bocca ci sia un nome solo, un nome che viene di continuo alle labbra, un nome che ne prorompe come l'acqua da una sorgente, che sale dalle profondità dell'anima e vien detto, ripetuto, mormorato ininterrottamente, dovunque, come una preghiera. Non racconterò qui la nostra storia. L'amore ne ha una solamente, sempre la stessa. L'avevo conosciuta e me n'ero innamorato, tutto qui. E avevo vissuto un anno nella sua tenerezza, tra le sue braccia, nelle sue carezze, nel suo sguardo, nelle sue vesti, nelle sue parole, avviluppato, legato, incatenato in tutto quanto veniva da lei. Così completamente che non sapevo più se fosse giorno o notte, se ero vivo o morto, se ero sulla terra o altrove. E un giorno ella morì. Come? Non so più. In una sera di pioggia fece ritorno a casa tutta bagnata e il giorno dopo tossiva. Tossì un'intera settimana, poi si mise a letto. Che cosa accadde? Non lo so. I medici venivano, scrivevano ricette, andavano via. Qualcuno portava medicine e una donna gliele faceva prendere. Le sue mani scottavano, la fronte era madida e ardente, lo sguardo lucido e triste. Le parlavo, mi rispondeva. Che cosa ci dicevamo? Non so più. Ho dimenticato tutto, tutto. Quando morì ricordo il suo sospiro lieve, quel lieve sospiro tanto debole. L'ultimo. L'infermiera disse: «Ah», e io compresi, compresi. Non seppi più nulla, nulla. Vidi un prete che pronunciò una parola: «La vostra amante». Mi sembrò che la insultasse. Dal momento che era morta, non avevano più diritto di ricordare quella formalità. Lo scacciai. Ne venne un altro che fu molto buono, molto gentile. Piansi quando mi parlò di lei. Mi chiesero mille cose a proposito del funerale. Non so più, ma ricordo benissimo la bara, il rumore delle martellate quando inchiodarono il coperchio. Addio, mio Dio! Fu sotterrata, sotterrata, lei, in quella fossa! Erano presenti alcune persone, amici. Fuggii, correvo, camminai a lungo per le strade, poi tornai a casa e il giorno dopo mi misi in viaggio. Ieri sono tornato a Parigi. Quando ho rivisto la mia camera, la nostra camera, i nostri mobili, il nostro letto, quella casa dove era rimasto tutto quel che rimane della vita d'una persona dopo la sua morte, mi riprese un dolore tanto violento che poco mancò aprissi la finestra e mi buttassi giù nella strada. Non potendo più rimanere in mezzo a quelle cose, tra quelle pareti che l'avevano riscaldata e protetta e che nei loro spazi, anche i più piccoli, dovevano conservare mille atomi di lei, della sua carne e del suo respiro, presi il cappello per fuggire via. Di colpo, mentre stavo andando verso la porta, passai davanti alla grande specchiera che ella aveva fatto mettere nell'ingresso per vedersi dalla testa ai piedi, ogni giorno, ogni volta che usciva, per osservare se tutto era in ordine nel suo abbigliamento, dagli stivaletti alla pettinatura. Mi fermai lì, basito, di fronte a quello specchio che l'aveva riflessa tante volte. Ah, tante, tante volte che doveva averne conservata l'immagine! Me ne stavo lì in piedi, lo sguardo fisso sulla fragile lastra, su quel cristallo, piano e profondo, ormai vacuo, ma che l'aveva contenuta tutta intera, l'aveva posseduta come me, posseduta quanto il mio sguardo appassionato. E fremetti. Mi sembrò d'amare quello specchio, lo toccai, era gelido. Oh, il ricordo, immagine dolorosa, immagine bruciante, immagine vivente. Orribile immagine che fa soffrire mille torture. Felici gli uomini che hanno un cuore simile a uno specchio, dove i riflessi scivolano via e si cancellano. Un cuore che dimentica tutto ciò che ha contenuto, tutto ciò che gli è passato davanti, tutto ciò che hanno contemplato affettuosamente o con amore. Mi sento male. Sono uscito e mio malgrado, senza rendermene conto, senza volerlo minimamente fare, sono andato verso il cimitero. Ho ritrovato la semplice tomba di lei,
una croce di marmo che reca incise queste brevi parole. Amò, fu amata e morì. E lei è là sotto, imputridita. Che orrore! Singhiozzavo la fronte sulla lapide. Mi sono trattenuto a lungo, molto a lungo. Poi mi sono accorto che giungeva il tramonto. Allora un desiderio particolare, un desiderio folle, un desiderio degno d'un amante disperato, si è impadronito di me. Ho voluto passare la notte vicino a lei, un'ultima notte, a piangere sulla tomba. Ma m'avrebbero visto e m'avrebbero fatto uscire. Come fare? Ebbi un'idea. Mi alzai e cominciai a girovagare in quella città popolata da persone che non sono più su questa terra. Ho camminato, camminato. Com'è piccola questa città in paragone all'altra, quella in cui viviamo. Eppure questi morti sono più numerosi dei vivi. A noi occorrono grandi case, strade, piazze per le quattro generazioni che guardano il sole contemporaneamente, bevono l'acqua delle sorgenti, il vino dei vigneti e mangiano il pane dei campi di grano. E per tutte le generazioni dei morti, per tutta l'umanità discesa fin quaggiù, quasi niente. Un pezzetto di terra, quasi niente. La terra li riprende, l'oblio li cancella. Addio. All'estremità di quella parte di Camposanto più frequentato scorsi all'improvviso il cimitero abbandonato, quello dove coloro che sono defunti da tanto tempo terminano di mescolarsi alla polvere, dove persino le croci di legno stanno marcendo. Il cimitero dove domani metteranno i morti futuri. È pieno di rose selvatiche, di cipressi scuri e robusti. Una specie di giardino abbandonato, triste e magnifico. Un giardino che si nutre di carne umana. Lì ero solo, assolutamente solo. Mi nascosi dietro una pianta verdeggiante, appiattendomi tra quei rami grassi e scuri, e attesi, avvinghiato al tronco come un naufrago al rottame. Quando fu notte piena, notte fonda, lasciai il mio rifugio e mi misi a camminare tranquillamente, ma senza far rumore, su quel suolo popolato da morti. Errai a lungo, a lungo, a lungo. Non mi riusciva di rintracciarla. Le braccia tese, gli occhi sbarrati, urtando nelle tombe con le mani, coi piedi, con le ginocchia, col petto e perfino con la testa. Andavo avanti senza trovarla. Toccavo, brancicando come un cieco che cerca la sua strada. Percepivo lapidi, croci, ringhiere di ferro, ghirlande di fiori avvizziti. Leggevo i nomi con le dita facendole passare sulle lettere. Che notte! E non riuscivo a ritrovarla! Niente luna, una notte spaventosa. Avevo paura, una paura atroce per quei sentieri così stretti tra due file di sepolcri. Tombe, 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 sempre tombe. A destra, a sinistra, davanti a me, intorno a me, dovunque tombe. Mi sedetti su una di esse poiché non potevo più camminare, dato che le ginocchia mi si piegavano per la stanchezza. Sentivo che il mio cuore batteva più forte e sentivo anche altre cose. Quali? Un rumore confuso, indescrivibile. Era nel mio cervello sconvolto nella notte impenetrabile o sotto la terra misteriosa, sotto la terra seminata di cadaveri. Quel rumore... Mi guardavo attorno. Quanto tempo sono rimasto là? Non lo so. Ero paralizzato dal terrore, ebro di spavento, sul punto di urlare, sul punto di morire. Ed improvviso, mi parve che la lastra di marmo su cui ero seduto cominciasse a muoversi. Si muoveva come se qualcuno la stesse sollevando. D'un balzo mi spostai sulla tomba vicina e vidi... Sì... Vidi alzarsi verticalmente la lastra che avevo appena lasciato e il morto apparire. Uno scheletro ignudo che la sollevava con le spalle curve. Lo vedevo con chiarezza, benché quella fosse una notte tenebrosa. Potei leggere sulla croce: «Qui riposa Jacques Olivan. Deceduto in età di anni 51. Amava la famiglia, era buono e onesto. Morì nella pace del Signore». Anche il morto leggeva le frasi scritte sulla sua tomba, poi raccolse un sasso sul sentiero, un sasso aguzzo, e cominciò a cancellare, grattandole via tutte quelle parole.
le cancellò completamente con lentezza, fissando con le occhiaie vuote il punto dove prima erano incise. Poi, con la punta dell'osso che era stato il suo indice, scrisse in lettere fosforescenti come quelle che si tracciano sui muri con i fiammiferi: «Qui riposa Jacques Olivan, deceduto in età d'anni 51. Con cattiveria affrettò la morte del padre dal quale desiderava ereditare. Tormentò la moglie e i figli, imbrogliò i vicini di casa e rubò quanto gli fu possibile. Morì miserabile». Quando ebbe finito di scrivere, il morto rimase immobile a contemplare l'opera sua. Mi volsi indietro e m'accorsi che tutte le tombe s'erano scoperchiate, che tutti i cadaveri ne erano usciti e tutti avevano cancellato le menzogne scritte dai parenti sulle lapidi. Tutti avevano ristabilito la verità. Vedevo in tal modo che tutti erano stati i carnefici dei propri congiunti, astiosi, disonesti, ipocriti, bugiardi, canaglie, calunniatori, invidiosi. Tutti avevano imbrogliato, rubato, compiuto tutti gli atti più abominevoli. Quei buoni padri, quegli sposi fedeli, quei figli devoti, quelle fanciulle caste, quei commercianti probi, quegli uomini e quelle donne irreprensibili. Sulla soglia della loro dimora eterna, adesso avevano scritto tutti la crudele, la terribile, la santa verità che tutti ignorano o fingono di ignorare su questa terra. Mi venne in mente che anche la donna amata aveva dovuto tracciarla sulla sua tomba, e senza paura, ormai correndo tra i loculi semiaperti, tra cadaveri e scheletri, andavo verso di lei, sicuro che questa volta l'avrei rintracciata. La riconobbi da lontano, anche senza vederne il volto che era ancora avvolto nel sudario, e sulla croce di marmo dove poco prima avevo letto «Amò, fu amata e morì», scorsi «Uscii di casa per tradire il suo amante, prese freddo sotto la pioggia e morì». A quanto pare fui raccolto all'alba, inanimato, accanto a una tomba.